È arrivato il momento tanto atteso dell'esordio casalingo. Ti chiedo intanto emozioni, sensazioni, soprattutto dopo 20 giorni di stop forzato. Noi siamo molto carichi e felici di giocare questa partita davanti ai nostri tifosi, finalmente direi dopo più di 20 giorni. Gli stop forzati fanno anche parte del gioco, però noi ci siamo allenati al massimo per arrivare qui nella migliore forma possibile. E in voi che cosa c'è? Soprattutto anche curiosità di capire a che punto siete. Noi dobbiamo pensare ovviamente per noi stessi, siamo molto fiduciosi nei nostri mezzi. Certo che incontrare la Turris in questa parte di stagione dove sta molto, molto bene non è molto buono, dai. Però noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e andare avanti per la nostra strada. Ti aspettavi una partenza così della Turris? Sì, me l'aspettavo anche perché il mister Cane è molto preparato, conosco molti ragazzi che sono lì che sono molto preparati, è una buona squadra, si conoscono da molto tempo e quindi ci può stare. Ti chiedo come stai, perché il mister qualche giorno fa ci ha detto che avevi già perso 4 kg, ti vedo molto tirato, insomma, ti ha messo sotto. Aggiornamento sono meno 5. No, io sto molto meglio, ancora devo prendere la forma fisica al 100%, ma quello si guadagna soprattutto con le prime partite. L'importante comunque sia che stiamo bene in generale come squadra, quella poi viene da sé la forma. Quanto l'avete studiato questo avversario che come voi ha un atteggiamento molto offensivo e quindi magari per voi attaccanti ci sarà qualche spazio in più, qualche occasione in più? In realtà non l'abbiamo studiato molto perché ovviamente dovevamo giocare contro il Taranto fino a 3 giorni fa e stavamo studiando il Taranto. È da 3 giorni che studiamo la Turris, ma noi siamo preparati a qualsiasi evenienza, quindi va bene così. Si torna al Franco Scoglio dopo oltre 4 mesi, c'è un po' di curiosità di conoscere questa squadra, voi come vivete questa attesa? Ma la stiamo vivendo nella maniera più semplice possibile. Siamo molti ragazzi giovani, altri meno giovani. Quelli meno giovani stanno cercando di portare un po' di esperienza dentro al campo. La stiamo vivendo in maniera meno tragica rispetto a quanto sia, perché ovviamente 2 partite non è poco. Siamo un po' indietro di condizione, però siamo più riposati. Non so quale sia la miglior cosa da fare, però va bene così.